Allora, 16.555 punti per il nostro future, attualmente siamo in calo dello 0,1%, debolina la borsa, 10.600 i contratti finora scambiati. Allora, mandiamo in onda la grafica che vorrei che mi commentassi, Alessandro, con un grafico. Sembra lì lì, con la voglia di rompere la resistenza e raggiungere i 16.750, però ancora non sembra avere la forza per farlo, sicuramente non in giornata, magari vedremo nel corso della settimana. Sì, beh, io un grafico daily in fatto così, francamente lo interpreterei in senso positivo. Certamente è una fase di incertezza, ma la individuerei come una fase di accumulazione. Questo perché vediamo sì, che effettivamente il numero di candele o di barre rosse sono la maggioranza. Però vediamo che nonostante ci siano e siano maggiori anche numericamente, mi riferisco agli ultimi 20 giorni ad esempio. Quindi qua, sì, esatto. Sulla lateralità. Sì, sono, quelle verdi sono poche e lunghe, quelle rosse sono invece molto più numerose e però più corte, e comunque anche queste candele rosse non indicano una discesa dei prezzi del mercato, perché se guardiamo in laterale alla fine ci sono delle candele rosse che sono addirittura prezzi più alti rispetto a quelle precedenti, per cui nell'intraday è sceso, ma a livello generale ci stiamo mantenendo in un trading range compreso fra il 16.000 e il 16.500, e siamo proprio con accumulazione, distribuzione? Sì, io penso che sia assolutamente accumulazione. La buona performance di ieri e anche il fatto che nella giornata di oggi ci stiamo mantenendo sopra il 16.500, e nello stesso modo parimenti il DAX ha raggiunto, sta tentando di mantenersi, chiudere sopra il 10.600, secondo me sono due livelli, diciamo, per questi due strumenti, diciamo, paritetici, e secondo me se si chiude sopra questi livelli direi che la positività è in un certo senso battezzata, se così possiamo dirlo. Poi ovviamente aspettiamo i breakout, ma credo che nelle prossime settimane la settimana. Parlo delle prossime settimane, sì, parlo ovviamente delle prossime settimane. Credo che il livello 17.000 ci sia. Io sono positivo, ecco, sul mercato europeo e quello italiano in particolare, anche il DAX sta recuperando bene. L'America non scende nonostante tutto quello che avessi in realtà previsto nelle mie analisi dei mesi passati, quindi ammetto tranquillamente di avere sbagliato, è un po' sceso ma non più di un tanto. Da questo punto di vista è la stessa statistica che mi ha smentito, perché effettivamente, come sempre avvenuto anche nel passato, il periodo preelettorale americano, per un motivo o per l'altro, anche se l'America è alta, altissima, ha raggiunto massimi storici, non ritrae. E nel periodo preelettorale il mercato sale. Allora, tu sei un fan di questo tipo di statistiche, stai per pubblicare un altro libro che riguarda proprio queste cose, o sbaglio? Sì, riguarda il trading stagionale, sì, è in fase di pubblicazione, ed è un libro che praticamente riporta tutte le ricerche statistiche che ho fatto sui vari mercati italiani e internazionali. Questo riguarda il mercato italiano negli ultimi 10 anni, cioè ho cercato di vedere ogni investimento, ogni operazione anche di trading nel medio, nel breve o nel lungo periodo, quindi giorno, settimana e mese, qual è stata la direzionalità principale del mercato. Quindi ho ipotizzato che ogni operazione di trading o di investimento avesse un tempo limitato, preciso, predefinito, che corrisponde all'unità fondamentale, diciamo, del calendario solare, un giorno, una settimana, un mese. Quindi per ciascun mese, cioè ciascuno dei 12 mesi dell'anno, ho voluto capire quale strumento finanziario saliva, scendeva, quanto saliva, quanto scendeva, se era profittabile a comprarlo o venderlo, quindi anche operatività short, se da un mese all'altro, gennaio 2003, gennaio 2004, gennaio 2005, c'era una certa variabilità o se invece era più contenuta, e anche attraverso lo studio un po' più complesso ed evoluto della statistica, la distribuzione dei rendimenti, capire se questa probabilità, questa percentuale a cui siamo arrivati a scoprire cosa è successo nel decennio passato, può ripetersi anche. Allora, nel visto futuro. Che io sono cattivo, quindi voglio la stessa cosa per le 52 settimane e la stessa cosa per i 5 giorni della settimana. Cosa succede lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, e quindi anche per il breve, termine. Sì. Visto che io voglio bruciarti parte del libro, vorrei che mi parlassi adesso. Grazie. Vorrei che mi parlassi della direzionalità ai rendimenti mensili medi dell'indice FTSE MIB. Tu mi hai mandato una tabella molto interessante e vorrei che ce la spiegassi. Allora, già a grandi linee l'hai detto, però qui entriamo nei numeri proprio
del libro. Allora, mandiamo in onda la grafica e vediamo che a gennaio vedo la percentuale di positivi sono 70%, sì, esatto, negativi il 30%, eccolo qua. Allora, magari il mese di gennaio 7 volte su 10 sale. Questo è il mercato allora, italiano. Bisogna, negli ultimi quanti? 10 anni. 10 anni. Sì. Quindi 7 volte su 10 sale. È salito. Febbraio? E febbraio metà. 50 e esatto. 50. Marzo 60 e 40 positivi, esatto. Quindi per aprile 60 e 40 stessa cosa. A maggio cominciano le vendite e quindi esatto. Maggio via le vendite. Giugno anche peggio. Come mai? Ah, non lo so, è la statistica che dice questo. Ma ci sarà comunque una ragione, magari un, non so, un... Diciamo. È la statistica che lo dice, no, il comportamento di tutti gli strumenti finanziari, nell'arco di queste finestre temporali, la possiamo solo verificare statisticamente, ma senza avere di per sé un fondamento logico. Teoricamente potrebbe avere anche un nonsense tutto questo. È la statistica che ce lo dice, e la statistica quando è affidabile, perché è compiuta con formule matematiche dal punto di vista scientifico ineccepibili, ci dice questo, e noi dobbiamo prenderlo in considerazione, perché praticamente conviene, esatto, va presa un pochettino con le pinze la statistica, infatti il libro poi è pieno anche di aforismi contro la statistica proprio per cercare di non prenderci troppo, per non prenderci troppo sul serio, però questo è quello che ci dice e mediamente le cose funzionano in questo modo, poi ovviamente bisogna sempre valutare con maggiore attenzione i dati, tu hai fatto esempio solo le prime due colonne dove guardavi cos'era positivo e che cosa era negativo, è vero come dicevamo no, ma prima. Adesso il prossimo ci arrivava altre colonne, perché sì. Ero curioso di arrivare poi sul nostro mese, ottobre 60-40, quindi c'è la possibilità del 60% che si sia positivi, perché mi guardi e mi fai così? Ottobre è un mese poco significativo, no, il ragionamento è assolutamente giusto, ma perché ha un rendimento medio totale, cioè vuol dire che mediamente negli ultimi 10 anni è calato dello 0,25, quindi molto poco, e quelle... 6 volte su 10 che è salito del 5%, quelle 4 volte su 10 che è sceso dell'8%, quindi quelle discrete volte che è sceso molto di più di quanto è salito, per cui effettivamente il rendimento totale è meno 0,25, praticamente zero, e praticamente diciamo non è una spiccata direzionalità, se guardiamo l'ultima colonna lì si vede la spiccata direzionalità che è quella di aprile, un 2,68, quindi mediamente un 2,68 negli ultimi 10 anni è salito. Oppure vediamo maggio un meno 2,58, oppure vediamo giugno un meno 2,42, quindi andiamo a cercare quelle più spiccate. Ecco. Statisticamente abbiamo che spicca più di tutte è il negativo il meno 2,58 di maggio, poi c'è il meno 2,43 di giugno, quindi maggio-giugno statisticamente sono i mesi peggiori dell'anno, sì. Poi febbraio, sì, esatto. Vabbè, c'è anche in realtà novembre che ha un meno 1,95, esatto. Invece per contro quelli che vanno meglio sono aprile con un più 2,68 mediamente sugli ultimi 10 anni e poi in realtà long non dicembre, c'è molto alto, dicembre. C'è dicembre più 1,20, sì. Però diciamo che l'impatto della negatività è molto più alto rispetto alla positività negli ultimi 10 anni, possiamo dire ciò? Sì, possiamo dire questo, e magari se si guarda il grafico successivo, quello della stagionalità, eccola qua. Esatto, dove si mette, che è il modo più immediato per capire l'andamento lineare della stagionalità mensile del nostro indice italiano, dove sulle ascisse mettiamo il tempo e sulle ordinate mettiamo le variazioni mensili, vediamo che l'unico momento veramente positivo è appunto quello di marzo-aprile, poi dopodiché. Maggio e giugno veramente fanno i disastri e poi per quanto si possa tentare di recuperare un pochettino a luglio, poi il resto è un pochettino un calo e poi il famoso rally di Natale che conosciamo a livello empirico, che viene dimostrato anche statisticamente proprio quello, ma comunque negli ultimi 10 anni è stato quello, e se prendiamo comunque il grafico dell'indice italiano degli ultimi 10 anni torna. A grandi linee purtroppo torna. Allora, ora dobbiamo andare in pausa, ma restate con noi perché analizzeremo altre tabelle su stagionalità, insomma, e altre curiosità. A fra poco con Alessandro Aldovandi. Allora,
Siamo passati ad analizzare statistiche e stagionalità con Alessandro Aldovandi, tutti i temi contenuti nel suo nuovo libro, stagionalità mensile. Ora andiamo a ridurre il time frame, l'orizzonte temporale, e andiamo ad analizzare statisticamente i giorni della settimana. Allora, andiamo in onda la grafica. Anche qua ci sono parecchie cose interessanti. Il lunedì, statisticamente, siamo lì. 50,70 la percentuale di positività negli ultimi 10 anni, questo, quindi ti sei andato a prendere i, cosa sono, 300, quanti sono i giorni di borsa? 2536, se non sbaglio. Negatività del 31. Lunedì è il 49,30, quindi sì. Il lunedì moderatamente positivo. I rendimenti medi positivi sono del più 1,06% quando è positivo, invece quando è negativo è più impattante. Quindi torniamo sempre sulla questione, sembra quasi un assioma, sul fatto che i giorni, cioè la negatività impatta di più rispetto alla positività. Meno 1,34, rendimenti medi totali 0,12% a ribasso. Ora, il martedì, già i positivi, insomma, passato il lunedì del dopo weekend, il martedì già siamo più ringalluzziti sul lavoro, 51,60%, 48,43%. Il mercoledì abbiamo l'apice, il botto, poi facciamo 53,73% di positività e il 46,27% di negatività, poi adesso andiamo a vedere anche i rendimenti medi positivi, e poi da lì comincia la fase calante in attesa del weekend. Giovedì 52,3%. 47,06 negativi, e il venerdì si va proprio 51,59 di positività e 48% e 0,41 di negatività. Mediamente il totale fornisce che in settimana sia il 52,11 più positivi rispetto a un 47,89 di negativi. Però questo un po' stona con la situazione, cioè effettivamente questa è statistica e quindi è incontestabile. Però con questi dati noi non dovremmo essere positivi nell'arco dei 10 anni di mercato, dico. No, perché no, no, assolutamente. Direi che siamo assolutamente in linea, perché non c'entra tanto il numero di giornate positive. Abbiamo visto anche prima sul grafico in tempo reale del nostro FTSE MIB, abbiamo più candele nere, candele rosse rispetto a candele verdi, eppure i prezzi sono saliti, quindi di per sé l'analisi va un pochettino più approfondita. E il fatto che questi dati siano su un mercato abbastanza manipolabile, purtroppo devo dire, come quello italiano, quindi siano vicini al 50%, 50, 51, 49, 52, 48, ci sta, perché più abbassiamo il tempo, più abbassiamo la finestra temporale, più abbassiamo l'orizzonte temporale, e quindi potremmo fare la stessa analisi anche sul grafico orario o il grafico a minuti, più si scende di time frame, questo tipo di time frame, più c'è rumore, il noise di fondo, e quindi ci sta abbastanza bene. Ma più che altro qui il dato più importante in questo caso è il rendimento, è assolutamente il rendimento medio, dove vediamo che la giornata negativa per eccellenza è lunedì. Intorno del weekend, cioè, tutti un po' depressi. È un meno 0,12%, mentre invece l'unica giornata interessante dal punto di vista positivo è il mercoledì, la giornata cruciale che tu hai romanzato in questo percorso, ma tutto sommato è assolutamente vero, probabilmente anche nei bioritmi nostri c'è qualcosa del genere, forse qui troviamo una delle ragioni del comportamento, del bias di queste analisi. Invece il mercoledì con un più 0,09. Ecco, quindi è questo. Però ti devo anche dire che su altri strumenti finanziari, quindi altri titoli, perché qui sì, stiamo parlando dell'indice, nel libro sono compresi anche i titoli, alcuni titoli dell'indice FTSE MIB, e poi sarà pubblicato un altro libro sui mercati addirittura internazionali, il DAX, lo Standard & Poor's, quindi su altri indici. Ti posso dire, già anticipare, che le performance sono molto molto più interessanti. Ad esempio sul DAX c'è un venerdì che è positivo nel 58% dei casi, quindi una performance molto alta. Oppure ti posso dire che, vado così un po' a memoria, il titolo Unicredit, la seduta del mercoledì è positiva nel 55% dei casi, quindi come vedi sono performance che sono decisamente più interessanti rispetto al 50. Oppure anche a livello, anche proprio a livello di performance, di profondità del trend, leggo qui il titolo Leonardo Finmeccanica negli ultimi 10 anni, ad esempio il mese di gennaio ha reso mediamente in 10 anni, mediamente l'8%. Quindi è una performance interessante, quindi se la
media è l'8, vuol dire che a volte ha fatto il 12, a volte anche il 15, a volte il 4, il 5, comunque sempre molto positivo. Quindi lo scopo della ricerca è avere una caterva di grafici e di tabelle, guardare i risultati, cercare i risultati che abbiano la maggiore, migliore, spiccata direzionalità positiva e negativa, in ogni momento scegliere qual è il momento nostro e cercare appunto di cavalcarlo sia long che short. Siamo ad ottobre, o meglio il 30 settembre dovevamo dire, prossimo mese ottobre, qual è fra tutte le mie statistiche che ho cercato, qual è quello che mi rende di più ad ottobre o long o short? Boh, allora investo qui, qui e qui e c'ho il mio portafoglio. La stessa cosa va la settimana, oggi è la, non so, 37esima settimana dell'anno, la prossima è la 38esima, boh, qual è il miglior titolo tra tutti quelli che ho analizzato che nella 38esima settimana mi vanno più long o più short? Boh, allora vado più long e più short, ho diversificazione. Domani è mercoledì, qual è il titolo che, quali sono i titoli, abbiamo visto Leonardo quello che è, e compro tutti questi titoli, o long o short, e quindi e in questo punto non è che faccio una scommessa su un unico titolo, su un unico strumento, ma posso diversificare su 4-5 strumenti, poi a seconda del capitale. Allora andiamo a vedere, abbiamo 20 secondi prima della chiusura della seconda parte, andiamo a vedere velocemente il grafico che mi hai mandato, andamento giornaliero dell'indice FTSE MIB. Innanzitutto spiegami cosa sono le due linee e come le interpretiamo. Vabbè, questa l'ho chiamata settimana standard, cioè negli ultimi 10 anni il mercato italiano durante la settimana ha avuto questo andamento, dove sempre sull'asse delle ascisse sono i giorni della settimana, sulle ordinate le variazioni mensili. Come giustamente tu hai raccontato molto bene prima, a parte il lunedì che parte basso, siamo tornati dal weekend, poi il martedì e mercoledì c'è solitamente un rialzo, poi giovedì e il venerdì. Cioè alla fine siamo produttivi il martedì e mercoledì e basta. Poi il resto della settimana o post weekend o pre weekend. Esatto, quindi questa è la settimana standard. Mediamente è sempre andato così. Il fatto delle due settimane dipende esclusivamente perché l'analisi è stata compiuta anche se è overnight oppure intraday, dove per overnight intendo compro alla sera del martedì e rivendo alla sera del mercoledì, quindi le due chiusure daily successive, oppure l'altra analisi riguarda l'intraday, compro in apertura e 9:25 17. Esatto. Okay. Allora andiamo in pausa e poi andiamo ad analizzare il grafico che insomma cerca di mettere tutto questo insieme. Pausa. Allora, stiamo parlando di statistiche, stagionalità, positività e negatività, abbiamo allargato un orizzonte temporale nell'arco di 10 anni, abbiamo analizzato il mensile, poi siamo andati a scendere il settimanale, abbiamo lasciato un po' da parte per analizzare poi il giornaliero e ora abbiamo una tabella, principali direzionalità temporali dell'indice FTSE MIB, che tenta insomma di raccogliere tutto quello di cui abbiamo parlato. Allora, cerco un attimino forse di metterlo, vediamo se riesco a metterlo un po' meglio. Intanto se vuoi cominciare a spiegare insomma sulle varie questioni, vedo che la direzione, cioè rialzo e ribasso. I mesi principali di rialzo sono aprile e dicembre. Quelli che abbiamo in diritto. Quelli di ribasso febbraio, maggio, giugno, novembre. Quello che abbiamo citato prima. Qua sulle settimane, non abbiamo fatto l'analisi delle settimane, però è interessante come il mese di rialzo, la prima, e io anche questo l'avevo notato statisticamente perché mi capita di condurre spesso e volentieri la trasmissione alla prima settimana di gennaio e noto che spesso e volentieri c'è il rialzo. Prima, dodicesima, ventiseiesima, ventinovesima, trentacinquesima, trentasettesima, quarantottesima e cinquantunesima sono le settimane migliori. Per contro, ottava, nona, 25, 43, 47, 49 sono le peggiori. Sì. I giorni migliori, il mercoledì, i giorni peggiori, lunedì, Sì, nell'ambito il rialzo, quindi i giorni migliori per il rialzo è il mercoledì, ovviamente nell'overnight, mentre nell'intraday non c'è niente di particolarmente interessante, quindi non c'è segnato niente, mentre invece il ribasso nell'overnight è lunedì, già citato prima, mentre invece nell'intraday abbiamo detto prima che le giornate sono piuttosto debolucce e se proprio vogliamo fare qualcosa, oltre a lunedì c'è anche giovedì e venerdì, hanno dei dati di significatività, per quel poco che hanno il meglio è quello. Ecco. Insomma queste comunque non sono indicazioni, cioè
dove tu dici ok, oggi, però ti danno un aiuto, è statistica comunque, questo è incontestabile, non c'è... Assolutamente sì, non sono assolutamente alternative all'analisi tecnica classica, assolutamente trend line, indicatori, oscillatori, pattern devono essere continuamente guardati come prima, diciamo che vuole guardare l'analisi tecnica, aggiungere all'analisi tecnica anche un'ulteriore dimensione, cioè lo studio del comportamento, quindi nulla di alternativo, ma anzi di assolutamente complementare, assolutamente. Ma certamente, scusa, prima abbiamo detto il FTSE MIB nella 48esima settimana dell'anno sale, che tra l'altro corrisponde, se non erro, alla prima settimana di dicembre, una cosa che empiricamente avrei visto anche tu, la prima settimana di dicembre, i primi 5 giorni solitamente sale. Beh, certamente, e addirittura sale 9 volte su 10. E quindi sono su 520 settimane analizzate, sale 9 volte su 10, quindi è tanto, però un trader non lavora solo 5 giorni all'anno, ovviamente, per questo dico la statistica va presa con le pinze, un trader non lavora solo 5 giorni all'anno e non ha neanche senso che scommetta tutto il proprio patrimonio o buona parte dell'investimento su quella settimana long, perché magari gli capita quell'unica settimana del decennio che va a parte opposta, quindi... Un po' di messaggi, sai che i nostri telespettatori appena parliamo di cose un po' particolari, insomma subito sono sul chi va là. Ma come fate a parlare di statistiche con una serie di appena 10 numeri? Questo è Carlo, penso che si riferisca alle robe mensili, però in realtà di mensili se sono 10 anni, 120... La domanda è assolutamente ineccepibile, la risposta sì è quella. I gennai, i febbrai, i marzo sono 10. Perché sono 10 anni, però, quindi ce ne sono 10, okay, però diciamo che i mesi che... complessivi sono 120, però la risposta è giusta, la domanda è come 7 volte su 10 vuol dire che 7 mesi sono andati su, 7 gennaio è salito e 3 gennaio è sceso, sì sono 10. Però la stessa domanda a livello giornaliero va meno, perché lì... Ma hai detto 2531 se non sbaglio giornaliere, quindi lì la significatività statistica è intoccabile e anche quella settimanale, per quanto possa essere più o meno interessante, sono 520, anche qui la significatività c'è. I mesi sono 120 nel loro complesso, sì, manca, però d'altro canto me lo sono posto questo problema, però non è che posso andare a prendere 600 mesi passati, perché vuol dire andare indietro di 40 anni e in 40 anni il mercato è effettivamente cambiato. Molto cambiato, quindi... Poi posso non trovare la probabilità che queste risultanze statistiche di analisi descrittiva si possono ripetere in futuro, quindi è una scelta che ho dovuto fare. Avendo un orizzonte, questa non lo so se c'entra molto, però vabbè, io la faccio lo stesso. Avendo un orizzonte temporale molto lungo, quale potrebbe essere il mercato per aprire un piano di accumulo? Grazie Luigi. Forse questa non torna. No, non c'entra nulla perché purtroppo non c'entra nulla nel nostro contesto, perché stiamo parlando di operazioni di trading che iniziano all'inizio del mese e finiscono all'inizio di quel mese. Certo. Quindi non c'è un orizzonte temporale lungo, anzi lo scopo è proprio avere degli orizzonti temporali limitati e predefiniti a priori, dall'inizio della giornata alla fine della giornata, dall'inizio della settimana alla fine della settimana, dall'inizio di un mese alla fine dello stesso mese. Quindi è un tipologia di investimento invece che vuole essere di natura speculativa e direzionale, non c'entra nulla col piano d'accumulo, che è tutta un'altra filosofia. Tutto ciò mi ricorda il vecchio Larry con il suo mazzo truccato, si trova già in libreria. Ora non so se il mazzo truccato è il libro di Larry o la libreria si riferisce al tuo libro, però vabbè, rispondiamo insieme. No, il mio libro ancora non si trova, è in fase di pubblicazione, quindi è ancora penso un mesetto da aspettare. Su Larry William sorrido, sì, perché effettivamente nel 2014, quando è stato ospite in Borsa Italiana, ha mostrato alcune di queste statistiche. Effettivamente la cosa mi ha sorpreso perché io non sapevo che lui facesse queste cose, io già stavo conducendo, già stavo scrivendo il libro, per cui mi sono accorto appunto che già c'era qualcosa, quindi erano ricerche che io avevo... Il Larry Williams de Noir. No, senza saperlo, senza saperlo. E quindi autonomamente stavo già compiendo questi studi. Sul fatto che la macchinetta truccata o quello che ha detto, in un certo senso, Larry Williams è intoccabile, quindi non si può toccare per quello che ha fatto. Perché se mi tocchi Larry Williams sono la comunità di trader che... È anche vero che in Borsa Italiana... Non fece una super, a mio avviso.
condiviso. No, diciamo che però... da buon didatta e da grande formatore qual è anche molto pagato e famoso, ti dice quando entrare in un'operazione, in una serie di investimenti con questo tipo di statistiche, non ti dice quando uscire, che invece è molto importante. Invece qui le statistiche sono portate stabilendo l'orizzonte temporale definito, quando entri, primo del giorno del mese, quando esci il 31 del mese, quindi c'è anche il finale, ecco, c'è il finale. Complimenti per questa spiegazione. Volevo chiedere, comprende anche i dividendi delle società? Sull'indice MIB è stato calcolato, togliere quello, mi dice se è stato tolto o messo i dividendi, mi rispondi dopo la pausa. Giletti, allora. Siamo... Samsung, blocco totale della produzione del Galaxy Note. Nuovo duro colpo per Samsung, dopo aver posto la fine alla vendita, ha annunciato il blocco totale della produzione, quindi non solo aveva interrotto la produzione, ma mi sa che il Galaxy Note 7 non lo rivedremo più per le questioni di autocombustione della batteria, prende a fuoco da solo, perché non è molto carino se magari lo usi per telefonare. Allora, ad ogni modo, complimenti per questa spiegazione. Volevo chiedere, comprende anche i dividendi sulla società? Lo ricordo ai nostri telespettatori che non ci avessero seguito nella prima parte, stiamo analizzando statisticamente, quindi è ineccepibile, la percentuale di positività e negatività. Siamo andati su a livello mensile degli ultimi 10 anni, qual è il mese, insomma, statisticamente dove c'è la positività, quali negatività, poi se andiamo ad allargare l'orizzonte temporale, in realtà a stringerlo, però ad allargare la serie numerica con i giorni. Hai preso in considerazione anche i dividendi? Sì, ovvio, tutte le serie storiche analizzate sono state rettificate, l'indice FTSE MIB per quanto riguarda i pezzettini da togliere, da rettificare, comunicati dalla borsa italiana, così come i dividendi di tutti i titoli azionari, ovviamente tutte le serie storiche sono state rettificate. Ah, c'è il telespettatore che mi dice, era una citazione da Long Term Secret for Short Term Trading. Ah, grande libro, sì, non me lo ricordavo, l'ho letto tanti anni fa, tanti. Spesso l'audio è altalenante, basso e alto, potete provvedere, questo è un messaggio per i nostri tecnici audio. Senti, quanto usi queste cose qua nella tua operatività? Le guardo. Una percentuale su percentuale statistica, percentuale analisi tecnica, percentuale fondamentale, anche se so tu non sei un analista fondamentale, però immagino che qualche dato ogni tanto lo guardi. No, io sono un trader discrezionale fondamentalmente, che al 60% lavora come discrezionale e il 40% è quantitativo, quindi ho trading system. Diciamo che questa fa parte della parte quantitativa e quindi come guardo i vari segnali long short che mi arrivano. Hai settato queste cose all'interno di un trading system? No, non ancora. Lo farai? Penso di farlo, sì. È più complesso, ma cioè è più complesso, è perché quando vorrò farlo diventerà molto, ma molto più complesso, molto più articolato, perché queste cose qui volendo si possono fare anche con un foglio Excel, quindi certo, niente di difficile, ma un domani si potrebbero combinare con degli sviluppi, ad esempio perché fare una settimana, cioè, orizzonte temporale preciso o un mese orizzonte temporale preciso, i trend di cui abbiamo parlato adesso e che cerchiamo nella nostra statistica, non è che cominciano il primo del mese o finiscono alla fine del mese, non è che il trend comincia il lunedì e finisce il venerdì. Allora perché non fare una statistica dove magari si comincia il secondo giorno del mese o vedere cosa succede aprendo una posizione long il secondo giorno del mese e chiuderla il 17° giorno del mese, oppure perché non farla dal 15 del mese e aspettare 2 mesi. Ecco, questi sono tutti i parametri che con Excel sono più difficili da analizzare, ma con un multichart, con un MT4, con altri sistemi di questo genere è molto più facile, ottimizzandolo si possono trovare un sacco di... è un ulteriore sviluppo, ecco, una giusta idea, grande idea, cioè... Allora, rimandiamo... più complessa. La prima pagina del tuo libro, ricordo tutte queste cose qua sono contenute nel nuovo libro di Alessandro Dovandi, c'è già il nome, sì, ricordamelo. Il trading stagionale sui mercati italiani. Chi è a casa editrice? Il Trading Library. Il Trading Library, a Bosio, la stella, certo, giusto? Certo. Allora, senti, non solo, insomma, libro in uscita, ma anche grande cosa, perché so che sei stato chiamato direttamente dalla Cina
per tenere un seminario durante il Forex China, giusto? China Forex Expo, sì, questa è l'altra notizia. Era l'altra notizia che ti volevo portare. Quando vengo ho qualcosa di... Vieni spero, poco, spero quando vieni te ne porti tanto. Sì, ho avuto... Eccolo qua, questo è... Insomma, ho avuto l'onore di essere invitato dal China Forex Expo. In realtà io mi sono proposto, poi non è che loro dall'alto siano venuti a casa mia. Io mi sono proposto, era qualche anno che ci pensavo, mi sono proposto e hanno accettato la mia partecipazione, quindi sarò speaker. Beh, immagino che controlleranno il background di un relatore, non è che ti chiamano, cioè... mi hanno fatto aspettare, sì, e mi hanno accolto. Senti, cosa ti aspetti da lì? Vedere com'è, ho avuto poche informazioni in realtà. Fanno molto forex, fanno purtroppo molte opzioni binarie. Ah, loro sì, c'hanno le scommesse. Quello che mi... Ho visto tantissimi espositori, una fiera grandissima, quindi mi aspetto migliaia e migliaia di persone, quindi grandi numeri di persone, di partecipanti, di persone interessate. E quello che mi aspetto è purtroppo, dico, di vedere molti scommettitori, persone che vedono il nostro settore, la nostra attività più come un betting, un gambling, una scommessa più che un trading. Quindi che lo scopo mio nel di mio solito piccolo... quelli perdono tutto. Sì, beh, questo è anche da solo è matematica o statistica. Vabbè, ma sono 1,4 miliardi, vedrai che ce n'è. Per il nostro settore ancora ce n'è. No, lo scopo è appunto di fare qualcosa di formativo, insomma passare al trading, al vero trading, quindi in un'ottica insomma più seria e professionale, e poi un domani anche all'investimento. E con questo sono già infatti in contatto con alcuni forex broker anche di Singapore che vedrò in Cina per la fornitura di segnali, portafogli, qualcosa di un pochettino più serio. Riusciamo a fare un collegamento in quei giorni là? Mi piacerebbe vedere com'è la situazione, magari se, non so adesso se riusciamo. Ma da parte mia assoluta disponibilità, no, c'è il fuso orario di differenza. Ah, allora quant'è che c'è più di... Penso 7-8 ore ci siano. Allora non lo so se ce la facciamo, comunque vediamo se ce la facciamo. Magari ti mando con quelli di Caffè Affari la mattina o magari a Report la sera. Senti, sono grazie mille per essere insomma venuto qui a presentarci il libro, ma in realtà a bruciarti parte del tuo libro con le statistiche, e ti auguro buona fortuna per la questione Forex Expo. Grazie, molto gentile. E alla prossima, quando torni, magari se non riusciamo a collegarci lì, quando sei lì, quando torni. No, spero di sì, si può fare. Grazie tante. Alessandro, grazie a voi, buongiorno a tutti, grazie, buon trading.